Ultima edizione di Stadio News Studio, Marco Cullà. Premiato durante l'edizione degli Oscar del calcio a vittoria, il capitano del Palermo Fabrizio Miccoli non parla di contratto. Ora magari vado a cena col direttore e risolviamo, ride. No, a parte tutto per me non è una priorità, avremo tempo per parlarne. Ora pensiamo alla classifica. Juventus con loro non ho nulla, ha aggiunto Miccoli. Durante la mia esperienza a Torino sono cresciuto tanto, gli ho avuto modo di conoscere gente come Thuram e Del Piero. Il vicepresidente del club rosanero Guglielmo Michiché si proietta verso la sfida contro la Juventus. Il gol di Brienza con la Juve di qualche anno fa sono reti che non si dimenticano. Domenica rientrerà anche Miccoli, un giocatore fondamentale per noi. E lo abbiamo visto col Catania quando ha risolto la partita non essendo al 100%. Con lui in campo abbiamo più possibilità di vittoria. Ilicic è diventato fondamentale per il modulo di Gasperini. Sono contento perché adesso gioca di più per la squadra. Riprenderà domani la preparazione del Palermo in vista della sfida interna di domenica contro la Juventus, ore 15. Giampiero Gasperini recupera Miccoli e Donati, che quindi partiranno titolari. Probabile per domani una doppia seduta. Gustavo Ghezzi, agente insieme a George Schisterpiller di Guido Pizzarro, parla del futuro del suo assistito. Si tratta di un giocatore importante, seguito non solo dal Palermo, ma portare via un giocatore dall'Argentina durante il mercato di gennaio non è assolutamente facile, comunque vedremo. Gasperini a rischio, un leitmotiv che ha stancato l'amministratore delegato del Palermo, Pietro Lomonaco. Sì, se si continua così, penso che sia una mancanza di rispetto anche per chi fa la domanda, dice Lomonaco. Parlare di esonero ad ogni sconfitta del Palermo, una squadra che lotta per salvarsi, è stucchevole, ha ribadito. Zamparini è un signor presidente, il Palermo lotta per restare in A, ma la strada è davvero lunga. Stramaccioni dice che l'Inter ha messo sotto il Palermo? Beh, io dico il contrario. È dispiaciuto il presidente Maurizio Zamperini dopo la sfida persa con l'Inter. Avevamo tante assenze, non meritavamo di perdere. Vorrei avere la fortuna di Stramaccioni. In due gare si è giovato di due autogol. Per tutte le altre notizie, stadionews.it.